Buongiorno amici, benvenuti sul canale Le ricette di Sara. Oggi ho preparato un pan brioche delizioso e gustosissimo, alto e soffice. Può essere gustato sia per colazione, infatti farò una colazione con la marmellata oppure con la Nutella, ma può essere gustato anche con la maionese e il prosciutto crudo oppure la mortadella. Ditemi voi cosa preferite. Se il dolce o il salato. Adesso lasciate i grembiuli e che si inizia. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto. Bene, amici, iniziamo a fare il pan brioche. Per prima cosa abbiamo bisogno della farina, 500 g di farina, di cui 100 g tipo 1 e 400 g di farina 00, e la mettiamo nella nostra bella planetaria. Poi prendiamo lo zucchero 50 grammi e lo mettiamo nella planetaria. Poi iniziamo ad azionarla a velocità bassissima per far mescolare il tutto. Poi prendiamo 140 ml di acqua tiepida, 20 grammi di lievito di birra, e iniziamo a far sciogliere il lievito nell'acqua. Poi iniziamo a mettere 3 uova. 1, 2, 3. Poi prendiamo i 140 ml di acqua e il lievito sciolto, i 20 grammi di lievito, e aggiungiamo nel cestello della planetaria. Aumentiamo un po' la velocità e quando arriviamo a questa consistenza iniziamo a aggiungere un po' alla volta il burro morbido, mi raccomando, a temperatura ambiente. Continuiamo ad aggiungere sempre un altro pezzetto di burro. Il totale sono 175 grammi di burro morbido. Ok, una volta che il burro è stato assorbito, aggiungiamo i 15 grammi di sale e facciamo lavorare la macchina per altri 2-3 minuti. Ecco qui, il nostro impasto è ben incordato. Vedete come deve essere? Vedete la maglia glutinica? Adesso dobbiamo trasferire tutto su di un piano di lavoro, che adesso dobbiamo fare le pieghe e dobbiamo chiudere l'impasto. Allora, amici, adesso, dopo averlo messo su di una spianatura, iniziamo a fare le pieghe. E poi adesso iniziamo a chiuderla. Prendiamo un contenitore e lo mettiamo all'interno e lo facciamo lievitare per un'oretta. Amici, dopo un'ora che ha lievitato il nostro bel panetto, infariniamolo sia sulla spianatoia che sul panetto e iniziamo a stenderla con le dita. Poi con il mattarello delicatamente lo stendiamo. Poi iniziamo a formare il nostro bel salsicciotto.
ho messo poca farina qui sotto e si è attaccato all'impasto. Adesso prendiamo uno stampo da plum cake. Dato che a me lo stampo è troppo piccolo, tagliamo l'eccesso. Ovviamente questo qua lo mettiamo in un altro stampo, così formiamo un altro bel pan brioche. Adesso lo mettiamo delicatamente nel nostro stampino che entra alla nostra, che entra alla perfezione, e lo facciamo lievitare per 2 ore. Mi raccomando, lontano da qualsiasi corrente d'aria. Bene amici, ecco il pan brioche che ha lievitato. Adesso, prima di infornarlo, facciamo una spennellata con l'uovo e poi lo inforniamo a 180 gradi per 25 minuti. Bene amici, ecco il pan brioche appena sfornato. Adesso lo fate raffreddare un po' e poi possiamo fare la prova del 9.